dobbiamo pensare che la partita si farà comunque 11 contro 11, campo regolamentare, e quindi pur essendo dispiaciuti per i nostri tifosi, però la situazione è questa e noi non deve rappresentare per noi un alibi eventuale il fatto di giocare a porte chiuse, perché altrimenti ho detto l'altra volta, sto cercando di lavorare su un certo tipo di mentalità che non ci deve essere, non ci deve vedere perdenti dal punto di vista degli alibi, no? E quindi noi andiamo avanti, c'è questo problema, affrontiamo anche questo problema, non deve rappresentare un alibi, succede quello che succede. Che tipo di avversario si va a incontrare domani? Peculiarità e difficoltà che si potrebbero... Avversario che in questo momento ha più punti di noi in classifica, ci precede di un punto, ma ci precede, quindi vuol dire che è una squadra solida, una squadra fatta da un soccolo duro formato da Castaldo, Rainone, Zito e D'Angelo, e poi tutta una serie di ragazzi giovani che con grande entusiasmo si fanno trascinare da questo soccolo duro che riesce a, diciamo, evidentemente a incidere, perché se i risultati, ripeto, sono quelli di oggi, di precedere una squadra come il Catania, vuol dire che lavorano con giusto entusiasmo, lavorano nella giusta maniera, hanno delle individualità, hanno un attaccante molto rapido, Starita, che ha già fatto 7 gol, ci può creare delle, diciamo, situazioni di difficoltà, hanno un modo particolare di difendere sui piazzati, molto non difendono sui piazzati sulla linea dell'area, ma difendono molto bassi, e insomma una squadra che ha le sue peculiarità, è ben allenata, cerca sempre di giocare a calcio e di non buttare via la palla, quindi in questo momento bisogna fare i suoi complimenti.